Lione si illumina per 4 giorni in occasione della Festa delle Luci. 3 milioni di persone sono attese qui, provenienti da tutto il mondo. Questa edizione è segnata però dalla mobilitazione dei gilet gialli e dalla marcia per il clima. Oltre 40 installazioni che creano un'atmosfera magica sono sparse per tutta la città. La tradizione dei 4 giorni di festa ebbe inizio nel 1999, ma le sue origini risalgono a molto prima, quando i lionesi ogni 8 dicembre illuminavano le facciate delle proprie case con candele e lumini, in segno della loro adorazione alla Vergine Maria. È stupendo, c'è sempre qualcosa di nuovo. Veniamo da una decina d'anni e c'è sempre qualcosa di incredibile. È bellissimo qui, siamo appena state all'installazione al municipio. Ovunque tu vada ci sono luci da vedere, è come se non finisse mai, è stupendo. Veniamo dal Giappone, proprio per assistere alla festa. Veniamo da molto lontano. E vi piace? Sì, ci piace. Controlli di sicurezza sono piazzati ad ogni entrata del perimetro. Alcuni, come il sindaco di Saint-Étienne, hanno chiesto al sindaco di Lione di cancellare la festa a causa di quello che sta succedendo in questi giorni in Francia. È molto bello, abbiamo visitato la parte vecchia di Lione, la basilica è magnifica, per ora è stata la cosa che ci è piaciuta di più. Cosa ne pensa del fatto che qualcuno abbia suggerito di annullare l'evento? No, non devono farlo assolutamente, abbiamo bisogno di gioia, non di cattive notizie, ed oggi è magico, quindi è perfetto. La Fête des Lumières continua fino a domenica sera.